C'ho il cervello in giostra, che è tutto in c'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, che è tutto in ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, finalmente è uscito il DLC Centauri, Biker DLC ragazzi. Ovviamente questo è il video per farvi vedere tutte le novità che hanno introdotto. Innanzitutto ragazzi, vabbè, siamo davanti ai nuovi vestiti, così vi faccio vedere anche tutti i nuovi vestiti. Ci sono anche nuove armi, 10 nuove moto se non mi sbaglio. Le clubhouse e la nuova competizione, che devo ancora imparare i nomi. Quindi, innanzitutto ragazzi, andiamo sul sito, vabbè, di internet e andiamo su Foreclosure. Sarebbe il sito della Maze Bank, ragazzi, migliorato. E raga, qua c'è un bug che poi vi farò vedere, che la freccetta si glitcha. Comunque, queste qua sono le clubhouse, raga. E come avete visto, ci sono vari tipi di clubhouse in tutto il continente, chiaramente. Quelle là che stanno verso il deserto costano poco, perché sono quelle un po' più scrause. Avete anche visto qui. E poi stanno quelle in paese, che sono le più costose. Non so quale comprarmi, ora me la compro insieme a voi, raga. 449.000. Non so quale prendermi. Questa qua è vicina il centro. Possiamo anche prendere questa qui. Ed è anche figa, c'è il televisore dentro. Vediamo qual è la più costosa. 3,65, 3,95. Stanno anche vicino al porto. 4,55. Credo che la più costosa sia questa di 4,72. 4,95 questa qua. Vabbè, comunque non c'è differenza, sono identiche dentro, ma cambia il fuori. Comunque ragazzi, avremo un garage da 10 posti disponibile nelle clubhouse, dove possiamo modificare anche solo le moto, ragazzi. E non possiamo metterci le macchine, perché me l'hanno un po' detto le altre persone, che non si possono mettere le macchine. Ragazzi, ho deciso di farvi un video a parte, come comprare tutta questa roba qua, così vi faccio vedere più dettagliatamente le cose. Quindi farò anche un video sulle clubhouse, come si comprano, cosa si fa, eccetera eccetera. Se no qua ci dilunghiamo veramente tantissimo. Ora andiamo a vedere un secondo i veicoli. Allora, Soter San Andrea Superauto, hanno messo il faggio nuovo, il faggio sport spettacolare. Allora abbiamo la Shizu The Filler, $412.000. La Nagasaki Chimera, la Western Zombie Chopper, la Pegassi Faggio Mod, che dovrebbe essere il Faggio 900R, perché ho sentito che si può modificare di brutto. Poi c'è il Faggio Sport, la LCC Avarus, la Western Nightblade, la Western Zombie Bobber, la Western Wolfsbane, madonna, la Nagasaki Street Blazer, il nuovo quad che è spettacolare da qua, la Maibatsu Manchets, la Western Rat Bike, che è quella molto antica che si vede nella foto del trailer. E nient'altro, questa qua, ah, pure questa, la Western Bugger. E poi sono le altre robe. Parte capogiro, no, niente, raga. Questi qua, queste qua, raga, sono le nuove moto, che penso di comprarle tutte. Vediamo, non farò un video apposito a ogni moto. Comunque, la Nagasaki Chimera c'ha le ruote gigantesche dietro, come avete visto. Farò, diciamo, un video poi su tutti i veicoli. Non li farò vedere con tutte le modifiche, perché non ha tempo. Comunque, come avete visto a sinistra, c'è per un periodo limitato, possiamo sbloccare abbigliamenti esclusivi acquistando dei veicoli in particolare. Poi, vediamo se stanno altre cose. Su Legendary Motorsport non dovrebbe stare, invece c'è questa, la Shizu Akochu Drag. 1.000.000, madonna santissima! Ragazzi, 1.000.000 costa! Che ha di particolare sta moto? Minchia, veloce però. Comunque la vedo molto pesante come moto qua, non dovrebbe starci più niente di moto, quella lì. 1.000.000 raga, vabbè, qua la Vindicator, l'Electro, so, altre moto, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo se sta qualcosa nelle barche, ma non credo, infatti non c'è una mazza. Vediamo sul Warstock se sta qualcosa, ho sbagliato sito. Vediamo sul Warstock se sta qualcosa, non c'è niente, su Elitas... Non ci sta niente, infatti sto controllando tutto raga in diretta, così per non mancare niente. Vabbè, qua sono gli uffici, che sono sempre le stesse, se non mi sbaglio. Sì ragazzi, niente raga. Ok, ho fatto vedere tutte le cose su internet, quindi poi farò un video a parte su il clubhouse e sui veicoli, perché sono tantissimi, quindi non voglio dilungarmi troppo. Poi c'è anche la competizione nuova. Andiamo a vedere subito i vestiti ragazzi.
andiamo subito nei completi e dopo facciamo i vestiti singoli, perché così siamo un po' più precisi. Ok, allora, completi stuntman e completi da biker, giusto? Sì. Ho completi stuntman, che sono... Ah, queste sono le stesse cose, in pratica. Completi da biker, ecco. Che cavolo è sta cosa? Allora, il Chimera, il Nightblade, la Kochu... Ah, in base... Bello. In base ai nomi delle moto, raga, il faggio, lo zombie. Direi di comprare tutto, costano un'eternità, costano tantissimo... E non so come vestirmi, ci vestiamo così che è fiero come vestito qua. Poi andiamo un attimo a vedere se stanno magliette nuove sicuramente. Tab blazer, mod bianco, mod crema, queste cose non me le fa vedere. Giacche smanicate, queste qua raga sono tutte del DLC Biker come avete visto qui. Sono tantissime raga. Minchia, queste qua sono proprio da motociclisti potenti. Ah, sono 36 giacche smanicate. Ce le andiamo a comprare tutte. Madonna, raga, sto spendendo l'eternità di Dio, però scialla. Purtroppo qua l'account mondati non ne possiamo avere più. Ok, sto comprando tutto. Giacche da biker. Guardate, raga, stanno una marea di vestiti nuovi. 24 giacche da biker, che non mi piacciono, sono fatte male. Non mi piacciono, sinceramente. E le prendiamo tutte per avere tutti i contenuti, che sennò... Giacche sportive... Ah, questi bomber ragazzi hanno messo tanti nuovi vestiti, piumino lime è figo. Hanno messo tanti nuovi vestiti ragazzi. Sto cercando di comprare tutto. 24 soprabiti, guarda, che schifo, orribile, mamma mia. Oh, questi non me li compro, questi fanno cagare. Cioè solo questi qua, sono il parka, sono fighi questi. Boh raga, non mi attirano. Non lo so, dai, vabbè, li prendiamo, ciao. Avevo detto di non prenderli, ma li prendiamo. Me li ha comprati tutti in automatico, non so come cazzo ha fatto, non lo so. Blazer da soprabito. Questi non mi fa vedere, non è compatibile. Vestiti da casa, vabbè, queste qua sono le cose dell'altra volta. Speciali. Maglietta Bahamas, non ce l'avevo, vabbè, queste cose qua sono cuce vecchie. Magliette da biker. 44 magliette. Minchia, raga. So troppi però. Ragazzi, 44 magliette. Non ve le faccio vedere tutte perché sennò vi scocciate. Comunque sono tutte fighe, tutte stile biker. Vabbè, le state vedendo velocemente adesso. Ok. Poi felpe. Queste qua, sì, sono pure nuove. E ce le prendiamo tutte. Ragazzi, troppi vestiti hanno messo, porca miseria. Qua se ne va un'ora solo per far vedere i vestiti, perché queste qua sono vecchie. Maglie, canotte, polo, parti superiori sportive, maglie da baseball, grigionia, queste qua sono nuove. Raga, troppe cose, camicie sotto il gilet, sono cose vecchie, camicie da business, non so se sono cose nuove ma non me le fa mettere. Simbolo crew D, vabbè queste qua sono le classiche cose. E raga, stanno anche sicuramente i pantaloni. Andiamo a vedere, mo mi sono messo cose scialla, muzzo. Jeans... Ecco qua raga, qua un bordello di jeans, jeans strappate hanno messo, sono larghi. E ci compriamo tutto, non so, forse li abbiamo presi tutti, infatti. Pantaloni di pelle, no ho sbagliato, pantaloni di pelle, eccoli qua, oddio che cavolo sono questi, proprio da motociclista. Fieri, non male, non male. Ok, non ci sono altri pantaloni, sono andato un po' troppo veloce raga, che mi devo muovere. Ora, parti superiori, andiamo a vedere un attimo sugli accessori, sciarpe, queste sono quelle vecchie, collane, collana per linee bianche, in questo caso non me le fa mettere però. I bracciali, raga, eccoli qui, tutti i bracciali nuovi, 23 bracciali nuovi che costano un sacco di soldi l'uno. Cioè, raga, io vi dico la verità, ho speso $1 milione solamente per comprare i vestiti, cioè, ma vi rendete conto? Porca miseria. E niente, andiamo a vedere un secondo. Nelle scarpe, stivali, vabbè stanno stivali da biker, madonna santa quanto sono grossi. Non male. Da cowboy. Da cowboy. Fatemi dire se siano solo quelli, solo quelli. Ok, vediamo se stanno occhiali nuovi e anche i cappelli. Occhiali sportivi, sì ragazzi stanno gli occhiali nuovi. E ce li compriamo tutti. Anche se sono ridicoli comunque. Aspetta che ci rimettiamo un completo biker per cambiarci. Quello che avevo messo prima.
con il bomber fiero così. Allora, non so dove si vedono i cappelli qua, raga. Vi dico la verità che non mi cago mai i capelli. Scarpe le avevo fatte prima. Copricapo. Cappelli di tela. Ci sono questi che... sì, tutti nuovi, ragazzi. Orribili. Cappelli del pescatore. Cappelli porchipì. Sono del DLC Centauri. Tutti nuovi, anche eleganti. Bandane. Eccole qua, ragazzi, da motociclista. Incredibile. E queste ce le compriamo perché sono fiere. Queste qua sono fiere, a parte vabbè, queste qui che sono nuove. Mettiamoci questa. E niente, raga, ho fatto vedere tutti i vestiti. Spero di non aver dimenticato niente. Sì, gli orecchini non li ho visti, però raga, 12 minuti di video già per farvi vedere tutti i vestiti. Prendiamo velocemente la moto, andiamo al negozio di tagli di capelli, che hanno messo i tagli nuovi, ragazzi. Sicuramente stanno anche i tatuaggi nuovi con i teschi. Sicuramente, ragazzi. Per cambiare look, sicuramente, ragazzi, stanno tagli nuovi. Vediamoli. Acconciature. Stanno, raga, i tagli nuovi. Allora, però devo leggere sotto perché sennò... quindi penso che stanno sotto. Allora, eccoli qua. Mod scalati. Bruttissimi mod. Mohawk a punta. Oddio, che non mi piace per niente. Mohawk di lato. Questo non è male. Mohawk all'indietro. Neanche questo è male. E spazzolati all'indietro. Questi qua, ragazzi, sono i nuovi tagli. Facciamo, non lo so, facciamo questo qua. Ci mettiamo questo. Avete visto che stanno i tagli nuovi. E raga, vi avviso che ci sono 8 veicoli segreti, come successe con la Proto, per questo DLC. E c'è una moto del futuro. Vi dico solo questo, poi ci farò anche un video a parte. Andiamo alla munition, vediamo un attimo le armi nuove che ci sono. E non so neanche dove stanno, vediamo se stanno qua. Allora, tutte le pistole sono state spostate giù. Non penso che stanno pistole nuove, non credo proprio. Aspettate che qua vi do roba nuova. La bottiglia, il macete che ce l'ho, il martello, l'accetta, la torcia, il manganello, stecca da biliardo, epica, tirapugni, coltello, pugnale, quindi stecca da biliardo è la prima. Poi vediamo se sta qua. Aspetta che vedo cose nuove. Il fucile a pompa sweeper. Epicness. Cartucce al massimo. Guarda, che cavolo è sta cosa di fucile? Che roba è? Che roba è? Ce lo prendiamo dorato, anche se è brutto. Lascia da guerra. Lanciagranate compatto. Che cosa? La pistola lanciagranate, raga. La pistola lanciagranate. Spettacolare. Poi magari ci farò un video a parte sulle armi, le proviamo insieme, eccetera, eccetera. Non so che colore mettere, anche se questa c'è stata bene arancione. Poi abbiamo il giratubi, spettacolare, e il mini mitra, caricatura esteso, il mini mitra, questo sta su COD, ragazzi, ce lo prendiamo dorato. Non sta il silenziatore, no. Non dovrebbero starci armi nuove, giusto? No, queste sono le solite armi nuove. No, ragazzi, hanno messo delle cose carine, dai, diciamo così. Le proviamo un attimo. E poi concludiamo andando a vedere i tatuaggi. Spero che non stanno maschere, perché sennò mi tocca andare pure a farvi vedere le maschere. Comunque, allora. Fucile a... inchia, questo non è male, raga. Fucile a pompa automatico, guardate. Vediamo in prima persona. Che bel rumore. Raga, questo shotta che è una meraviglia. Poi, vediamo un attimo qua le nuove armi. Ok, la nuova ascia. Minchia, raga, questa è cattivissima. Questa è cattivissima. Assolutamente cattivissima. Stecca da biliardo. Questa, diciamo, è come una classica mazza. Poi la chiave inglese qua. No, raga, questa è una roba assurda. Vediamo anche la nuova mitraglietta, che dovrebbe stare qua. Vediamo. Minchia, quanto è veloce questa spara. Raga, velocissima a sparare questa. Poi facciamo anche un video sulle armi, proprio dedicato alle armi. Qua c'è la polizia. Vediamo se... non so quanto danno faccia questa arma qua, ma è poco. Però ha fatto male. Dovrei avervi fatto vedere tutte le armi. Spero di non essermi dimenticato niente, ma non credo. Ah, la pistola lanciarazzi, dove cavolo sta? Eccola qua, vediamo. Beh, va bene, una stronzata questa. Questo è un classico lanciagranate, ragazzi.
Questo, ragazzi, è un classico lanciagranate. Aspetta, facciamo esplodere questa. Classicissimo lanciagranate. Non ha niente di che. Minchia, 5 stelle, aspetta che ci uccidiamo. Ok, ragazzi, vi ho fatto vedere quasi tutte le cose. Sicuramente stanno anche i nuovi tatuaggi. Però, ragazzi, ci stiamo dilungando veramente tanto. Non so se stanno maschere e né tatuaggi. Vi ho fatto vedere tutto. Non so se stanno neanche nuove animazioni, ma se non mi sbaglio no. Poi qua abbiamo anche il Motorcycle Club qui, perché se ce lo compriamo, chiaramente possiamo avere delle attività, assumere gente, eccetera, eccetera. Poi, come ho detto prima, si potranno modificare le moto al Motorcycle Club. E stanno anche modifiche, ho sentito, stile Benny. Quindi vediamo poi. Vi faccio vedere nel prossimo video come funziona tutto. Vabbè, il club, raga. Non vi ho fatto vedere ancora i tatuaggi. Concludiamo facendovi vedere i tatuaggi, raga, se no ci dilunghiamo veramente tanto. Ok, siamo al negozio di tatuaggi. Vediamo un attimo cosa ci propone. Io penso che stanno cose con i teschi, robe solite, raga. È pieno di tatuaggi nuovi. Ve li faccio anche vedere, sono veramente belli, ragazzi. Guardate che spettacolo di tatuaggi. Raga, sono bellissimi. In queste caso cose vecchie. Petto. No, il tatuaggio del faggio ed epico, raga. Io sono tutto tatuato, come avete visto. Ah, aspetta che ne stanno ancora altri. Che non vi ho fatto vedere. Eccoli qua. Ragazzi, molto 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 belli. Addome. Ve li sto facendo vedere tutti. Che sono questi qua. Che costano un'ira di Dio, chiaramente. Ah, altri tatuaggi alla faccia che li volevo. Persino in testa pure. Braccio sinistro. Guardate, raga, è pieno di tatuaggi. Che cavolo è? Il bombolato. Spettacolo, raga. Ma questo me lo devo mettere. Il bombolato lo devo mettere per forza. Braccio destro. No, la moto, bellissima. E ci mettiamo la puttana. Raga, molto belli. Vabbè, raga, ne stanno tantissimi. Siamo a 20 minuti di video. Persi tutti a far vedere i vestiti, che sono tantissimi. Sto facendo anche vedere quelli della gamba. Cubra dorato. Non mi piace tanto. E gamba destra. Vabbè, raga, poi avrò tempo per farmi tatuaggi, che adesso non mi sembra. Vi ho fatto vedere tutto tranne le maschere, spero che non ce ne siano, o se stanno ditemelo voi nei commenti. Per questo video è tutto, lasciate un like, vi ho fatto vedere tutto. Nei prossimi video vedrete come funzionano le clubhouse, il video su tutti i veicoli nuovi, le moto. E chiaramente poi vi farò vedere le attività con la clubhouse, eccetera 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 eccetera. E in un altro video vi faccio anche vedere il corpo a corpo da moto, che adesso non so sinceramente come cavolo si fa. Proviamo a... Non lo so, ragazzi, se lo possiamo fare in... Infatti, raga, non mi fa selezionare. Vediamo... Aspetta, il martello... E come si usa? Niente, raga, non so come si usa il corpo a corpo da moto, poi lo vedrò prossimamente. Niente, per questo video è tutto, lasciate like, ditemi voi se stanno le maschere, iscrivetevi al mio canale, condividete questo video su tutti i social network. Per questo video è tutto, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video, ci becchiamo chiaramente con i prossimi contenuti. Iscrivetevi al canale per non perdervi nulla. Bella, ragazzi.